La Casa di Alti Formaggi ci propone un viaggio attraverso le eccellenze casearie italiane. Oggi andiamo a conoscere il formaggio di Fossa di Sogliano DOP. Stasera si parla di formaggio di Fossa, ma prima mi sembra doveroso parlare delle fosse. Sono dell'epoca malatestiana. Venivano scavate queste fosse per nascondere le derrate alimentari. Lo nascondevano alle incursioni nemiche. È ovvio che non nascondevano solo il grano, ma nascondevano di tutto e trovarono che il formaggio era profondamente cambiato. Nelle fosse delle vere e proprie stanze sotterranee, il formaggio subisce un processo più o meno lungo di fermentazione. Perché avvenga la fermentazione in fossa necessita di mancanza di ossigeno, perché è una fermentazione anaerobica, l'umidità e la temperatura. Soprattutto se non c'è umidità, la trasformazione non avviene. Oggigiorno facciamo dei formaggi ricercati. Perché ricercati? Perché non tutti i formaggi sopportano le temperature che ci sono in fossa. Possono essere latte vaccino, latte pecorino, misto dei due. Si fa anche il caprino. E dopo questo periodo in fossa che formaggi avremo? Possiamo dire che non è più il formaggio di partenza e quindi acquisisce sentori e sapori completamente diversi e unici. Ed ora andiamo a scoprire i risultati. Questa sera andremo ad assaggiare il formaggio caffiero, che è un formaggio vaccino, che ha una stagionatura di 14 mesi, un trattamento in fossa di 4 mesi, 2 mesi di grotta. Come secondo andremo ad assaggiare un misto, è un formaggio fermentato in fossa, certificato DOP, 70% vaccino, 30% pecorino. Dopodiché andremo ad assaggiare altri tre pecorini, uno più centrale e due vicino alla paglia. Sono gli stessi prodotti, ma con sentori diversi.